Peace up, A-Town down. Yeah, yeah. Okay, okay. Let's go. Winter Wonderland ha portato fortuna l'anno scorso alla SPAL e quest'anno? E quest'anno porterà ancora più fortuna, penso, perché abbiamo un altro passaggio vostro, il prossimo, già previsto per il prossimo anno, e quindi dovremo rimanere dove siamo. Come sta andando questa fiera, questo spettacolo invernale dedicato ai bambini, dedicato al mondo del divertimento e alle giostre? Sta andando bene, diciamo che abbiamo avuto dei picchi il 26, abbiamo avuto tanta gente, soprattutto dopo Natale. Ma io credo che un'idea del genere andrebbe sviluppata, io la farei durare 3 mesi perché sia i bambini che i grandi si divertono un mondo, davvero. E davvero, tornare qui in mezzo alle luci, in mezzo alle giostre, al caldo, non c'è problema, si sta bene, è meraviglioso. Quindi io vengo proprio volentieri, torno quasi bambino, dopo vado a vedere Peter Pan perché tra un po'... Vogliamo chiudere con i numeri che fa questo parco divertimenti? Sì, allora vi posso dare i numeri delle passate edizioni perché siamo ancora in fase di manifestazione. Noi facciamo sempre intorno alle 25.000 presenze durante il periodo delle vacanze di Natale. Quest'anno presumiamo di avere un picco un po' più alto, di avere un po' più presenze perché abbiamo fatto veramente un'edizione importante, veramente bella. So che non è amante del calcio, però adesso la sburonaggine, come la chiama lei, si è spostata dalla Romagna a Ferrara perché Ferrara è in Serie A. Lei come vede questa cosa qui? Ma io la vedo bene perché a me piace Davide contro Golia, che vinca Davide. Io, se la SPAL fa risultati, sono contento per la SPAL. Mi piacciono queste realtà. L'aspettiamo allo stadio a Ferrara allora. Può darsi che io arrivi allo stadio perché ho un nucleo di amici che sono tifosissimi della SPAL, quindi saluto, mi invideranno moltissimo sia Poltronieri che Pizzocchi che Cevoli. Oltre anche l'eccellenza del divertimento, perché è passato Giacobazzi. Sì, ma viene tutti gli anni, lui viene tutti gli anni mancabilmente, delle volte anche 2 volte nella stessa edizione. E ormai è uno di noi quasi, perché ci viene a trovare tutti gli anni che facciamo Winter Wonderland, è ospite fisso.